siamo qua per una cosa importante. Bene, dai, dobbiamo fare una lezione di macchietta. Okay. Vorremmo fare una lezione di macchietta. Sì. Voi sapete che cos'è la macchietta? La macchietta è un misto tra un monologo e una canzone umoristica imbottonata di doppi sensi. Ma per interpretare la macchietta ci vuole una certa postura Orietta e una mimica particolare. Orietta lo sa. Adesso lo so. No, perché poi Osvaldo si arrabbia. No. Osvaldo, no, tranquillo, è una cosa fra amici che è una cosa ironica. Allora, diceva, certo, il maestro, diceva il maestro Paolo Antoni, la postura nella macchietta è fondamentale. Ma postura è l'unica espressiva. E pizza la paglietta, questa è la famosa paglietta, la postura è mettete i profili che viene meglio, perché ci vuole il culo a poppa. Oh mio Dio! Mostra il culetto! Mostra il culetto così, brava. E petto in fuori. Attivo petto, non c'è problema, già ce l'hai fuori. Siamo sereni. Allora, maestro, consentiamo questa. La panzetta. Ce l'ha, maestro? Sì, guardiamo. Il adesso repertorio? Ce l'abbiamo, certo. La panzetta è un classico. Ma quando si pensa? Via! Si comincia io. Dai. Ogni giorno cambi un fiore e lo punti per a te. E la guarda qua, Dai! Io me ne vado a Napoli, non è possibile, vado a casa. Vieni qua. Ma non è possibile. Ogni giorno cambi un fiore e lo punti per a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto la mazzetta. E perché c'è la tu? Mamma, e tu pensi sempre a me. Troppo sensibile. Ma che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai la tua panze. Io ne tengo l'altro in petto e unisco tutte e due. Panze mia e panze tu. Tocca a lui. Noi l'abbiamo fatta anche bene. È anche bene. Va bene. Vieni un po'. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me. Poi ti appoggi sulla mia spalla con il piede la panze. Io divento un mammalucco, poi ti baso sulla bocca e mi sento un tricchitracco. Quando vai se don gatto. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai la tua panze. Io ne tengo l'altra in petto e le unisco tutte e due. Panze mia, panze tua, nel ricordo del nostro amor. Panze mia, panze tua, nel ricordo del nostro amor. No, ma tu non l'hai fatta, abbiamo fatta meglio noi, eh? Assolutamente sì. Perché voi non vi siete avvicinati. Devi guardare me. Tu non hai guardato mai lei. Ma perché non conosco le parole e guardavo il coppo? No, perché ci sta Osvaldo a casa e sta guardando la trasmissione. Ma noi siamo qui per fare una cosa anche importante. Abbiamo portato la lezione di macchietta. E adesso siamo qui per darvi una lezione di sceneggiata. Adesso facciamo anche la sceneggiata subito. Facciamo anche la sceneggiata. Facciamo la sceneggiata. Allora, aspetta. La sceneggiata.
Sceneggiata napoletana. Sceneggiata napoletana. Questa è roba vostra. Posso fare io le distribuzioni? Vai. Allora, io farò, interpreterò nella sceneggiata, sai, c'è Is, Es e Umanamente. Ovviamente. Is chi lo fa? Ovviamente Is deve essere giovane, bello. Orietta, questa te la devi vedere. E lo faccio tu, io. Ma come, giovane e bello lo fai tu? Lo faccio perché c'ho proprio la faccia del giovane sei bello. Sei più anziano di me. Invece, il cappello. Invece. L'allaccia qua. Questo. Tu c'hai proprio la faccia. Roba mia. La faccia del malamente. Male. Quindi tu mia. Interpreterai un malamente. Questa qua la mettiamo qua. Orietta che fa? Orietta Berti la fa. Borsa. Quella. La borsa di chi è? La borsa la diamo a Orietta. Ma Marna Monaca è questa. Orietta. Ma no, in testa no. Testa no. No. Testa no. Testa no. Scusalo, scusalo, scusalo. Vieni questo, ma vieni questo. Allora, Orietta fa la donna alla quale io e te facciamo la corte. Io e te facciamo Is, Es e Umanamente. E poi Mara farà un personaggio che... Che farà Mara? Le appartiene. Ah, sì? Sì. Mamma mia. Maestro, ce l'avete qua a Paria? Buona domenica a tutti. Sono Don Francesco, uomo intraprendente, sono capazioso, per questo sono esigente. Fammi una cosa, più forte. Oh. A me la guagliuncella mi lascia indifferente, io guardo solo la femmina piacente, cadeni il sordo, se no non mi accontento. E mo mi sono deciso veramente, e voglio solo a te, donna Orietta, a te solamente. Don Francesco! Sì. Tu te mi sento come una guaglione. Me lo immagino. Quando te vedi, mi sbatte forte cuore. Certo, guarda. E poi mi piglia. Tutto nu calore. Ma pure a me mi piglia. Tutto nu calore. Pure a me. So vedova. A 5 anni. A 5 anni? Figurati come sta. Ma Francesco, t'assicuro. Immagino. Che non credevo mai di innamorarmi ancora. Certo. Hai visto a me? Tengo 3 figli. E non fa niente. E son nonna. E non fa niente. Le 2 piccole creature. Non fa niente. Ma se te guardo, io... Non ragione più. Non ha ragionato. Per te, muore passione. Ma pure muore passione. Ma se ci trova Don Biagio malamente. Don Biagio? Quello sta fronto. Non lo piglia bene. E chi l'è? Don Francesco! Che ne dobbiamo? Io sono un uomo stimato. Oh, E come tale voglio rispetto. In Dorione sono il principale. Oh, e mi faccio giustizia senza tribunale. Piano. A chi condanno vanno ospitale? Non ho capito. Con le donne basta soltanto un segnale con l'occhio. Che la femmina si squaglia sana sana. Come squaglia? E io quando vega... Scusatemi un poco, mi piace. Allora, quando vega donna Orietta, in Dorione, io mi sento un leone. Stasera non mi dovete fare questo affronto. Calma, ma difendetevi! Ma difendetevi!
Ci vediamo dopo.